42. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di Gamecast, la nostra rubrica video dedicata ai videogiochi qui su Lega Nerd. Io sono Francesco, incredibilmente questa puntata siamo riusciti a farla esattamente ad una settimana di distanza da quella prima, quindi chissà che non venga a nevicare a breve, e visto che non toccavamo da un po' di tempo dei topic un po' bollenti, ho deciso di partire da una dichiarazione degli scorsi giorni della software house francese Ubisoft in merito alla trasformazione probabile dal loro punto di vista, molto probabile, dei videogiochi in dei servizi, per creare un po' di polemica, per darvi il mio punto di vista sulla cosa. Però prima partiamo da una sorta di retrospettiva. Portiamo le lancette dell'orologio indietro anche soltanto di mezzo decennio. La situazione che potremmo fotografare è abbastanza diversa da quella che vediamo oggi. Grazie ad una doppia evoluzione molto rapida, sia delle capacità di internet che della diffusione dei dispositivi mobile, ormai nei più svariati rami dell'entertainment il modello a somministrazione è risultato vincente. Pensate anche solo ai libri. Nessuno scrive più Il Signore degli Anelli, che consta una narrazione unitaria scandita da una semplice trilogia temporale. Ora il modello vincente è quello delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, Game of Thrones per intenderci, che conta una dozzina di libri e ancora non è concluso. Pensate al fatto che mai come oggi la gente guarda serie TV in massa più che film. L'industria discografica e quella dell'home video sono state messe in ginocchio dalle realtà dello streaming e dell'on demand, Spotify, Apple Music, Netflix, Prime Video, eccetera. E mi pare verosimile pensare che di qui a qualche anno anche il mercato dei videogiochi potrà andare a collocarsi su questa scia. Per cui, superato un certo limite temporale dalla data della sua uscita, ogni gioco potrebbe entrare a far parte di cataloghi in abbonamento che magari saranno diversificati in soglie, tipo con 10 euro al mese giochi a tutti i giochi usciti dall'anno scorso in giù, con 20 euro invece anche a quelli usciti negli ultimi 6 mesi, esempi totalmente a caso. Questo sì, mi sembra molto verosimile. Dire che però tutti i giochi diventeranno servizi con microtransazioni, contenuti post-lancio e supporto continuativo ai fini di una struttura totalmente online vuol dire avere una visione, a mio avviso, miope del mercato. Ce lo vedete un team indie a sviluppare in questo modo? Oppure software house come Naughty Dog o come From Software, che prima di tutto hanno nel loro focus raccontare storie e raccontare mondi. Insomma, è vero, la gente guarda molte serie TV oggi, ma non per questo ha smesso di guardare i film. Tutti bene o male abbiamo un abbonamento a Spotify o a Apple Music o ad altri servizi di streaming musicale online, ma negli ultimi anni c'è stato anche un vero e proprio incremento esponenziale nel mercato dei vinili, sia vintage che di dischi nuovi più che dei CD, e quindi di una fisicità legata anche a quello che è il prodotto musicale. Insomma, come diceva il buon Antoine Lavoisier, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quali che siano le intenzioni di Ubisoft, non credo che le sorti dell'industria videoludica siano nelle loro mani in ogni caso. Oh, mi sento felice perché oggi di polemica ne ho fatta abbastanza e vorrei sapere da parte vostra cosa ne pensate, se siete d'accordo con me, se invece siete d'accordo un po' con quella che è la scuola intrapresa da Ubisoft, con quello che è ciò che auspicano per il mercato, e se anche voi preferireste che i giochi di per sé diventino dei servizi in futuro e non che il modo di fruire il videogioco possa essere più simile a quello di fruire altri servizi dell'ambito dell'entertainment, come già facciamo anche oggi. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra in un commento qui sotto al video, ricordatevi di condividerlo e lasciare un like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, di leggere il magazine e di iscrivervi ai nostri canali YouTube, Lega Nerd e Incauto Acquisto, oltre che seguire la nostra pagina Facebook. Se invece volete seguire me personalmente, potete trovare i miei contatti a destra o a sinistra, continuo a non capire dove, però almeno ho eliminato la possibilità che fosse in alto o in basso, per seguirmi sia sui social che su Medium. Anche per questa puntata di Gamecast è tutto, ci vediamo se tutto va bene la prossima settimana con un nuovo topic. Ciao!